Salve a tutti dal Papi, martedì 30 giugno 2020, tutte le mattine tra le 6.30 e le 7.30, 3 minuti insieme al Papi per notizie e informazioni utili dell'Italia a quattro zampe, la voce di tanti pelosetti del mondo. Abbiamo iniziato questa settimana con un giorno di ritardo, e sì, oggi è martedì, dice, ma normalmente si inizia del lunedì e ieri era festa a Roma, quindi i romani sono stati anche particolarmente fortunati ad avere questo weekend leggermente allungato, e tra i romani ci stavamo pure noi, perché l'ente Crea dove lavora il Papi ovviamente fa parte di quegli enti che erano chiusi nei giorni di Santi Pietro e Paolo. Grazie, meno male, da almeno una giornata in più l'abbiamo avuta proprio in questo weekend. Ogni tanto una gioia, come si dice, e questa volta è stata proprio per tutti i romani sta gioia. Salutiamo tutti Pietro, tutti Paolo che ieri hanno festeggiato questo giorno particolare, e noi invece ieri che cosa abbiamo fatto? Un sacco d'adozioni. Noi sabato che cosa abbiamo fatto? Un sacco d'adozioni. Domenica abbiamo fatto un sacco d'adozioni. Quindi tanti cagnolini, tanti gattini sono arrivati a destinazione, grazie anche alle persone che ci aiutano, che ci danno una mano, soprattutto per gli spostamenti. Ringraziamo Ilaria che ha portato un gattino da Firenze a Livorno. Ringraziamo le ragazze dei treni che ci accompagnano in questi viaggi per portare i pelosetti a destinazione. Abbiamo veramente un bel gruppo, siamo veramente soddisfatti. Italia a quattro zampe cresce ogni giorno di più, e condividete i nostri post e soprattutto consigliate la nostra pagina, perché è una cosa davvero importante. Ieri ci è arrivata una telefonata intorno alle 11:30 ieri sera, quindi 23:30, per segnalarci quattro maremmani che sono stati trovati abbandonati a Priverno in provincia di Latina, quindi la zona dove c'è anche la nostra sede. E questi cagnolini sono stati messi in sicurezza da Daniele, grazie per il suo intervento. Adesso ce l'ha a casa, oggi pomeriggio la mamma andrà a controllare le condizioni di questi cagnolini e vedremo un pochettino cosa fare. Ma ci serve uno stallo, quindi se ci date una mano per uno stallo saremo davvero contenti. Nel caso non uscisse uno stallo, vedremo un pochettino dove piazzarli, perché certamente Daniele non li può tenere, quattro maremmani sono un impegno decisamente grande. Poi intorno alle 23:30 ieri sera c'è arrivata una telefonata di un signore che aveva trovato due gattini piccoli ancora da allattare. Abbiamo subito telefonato a Monica per farli allattare. In giornata vedremo un pochettino com'è l'esito di questo attaccamento che c'è stato da parte di questi piccolini alla mamma gatta. Questa mamma gatta che la stiamo facendo veramente ciucciata da tutti, perché ogni volta che troviamo qualcuno cerchiamo di metterglielo lì e cerchiamo di farglielo accettare, cosa che poi non risulta tanto tanto semplice, però spesso ci riusciamo. Sosteneteci, solo grazie a voi possiamo fare tutto quello che facciamo. Possiamo arrivare a tanta gente solo con le vostre condivisioni. Possiamo operare, quindi possiamo mettere in pratica tutte le nostre missioni grazie alle vostre donazioni. Se potete, aiutateci. Sono finiti i 3 minuti col Papi. Appuntamento a domani mattina, tutte le mattine tra le 6 e le 7.30. 3 minuti col Papi, informazioni utili per l'Italia a quattro zampe e per essere insieme a voi sempre la voce di tanti pelosetti del mondo.